Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io ho soltanto detto che la gestione di Crisanti da virologo era impostata sull'allarmismo. Egli infatti non voleva le chiusure all'inizio, ma voleva le chiusure per tutto il 2021, secondo me, persino eccessive. Se Letta vuole sapere qual è la differenza tra me e lui sulla pandemia, gliela spiego chiara. Lui e il suo partito volevano continuare a stare con Conte, Arcuri e l'esercito russo. Io ho portato Draghi, Figliuolo e la svolta. Professore, si aspettava un fuoco quasi amico da parte di Matteo Renzi sulla sua candidatura, sulle sue posizioni? Ma cioè, guardi, quel tweet, cioè, quando Matteo... Mi permetta, sono deluso perché l'ho pure votato alle europee. Comunque, detto questo, io penso che Renzi dimentica Renzi che nei fatti non stanno in questo modo, nel senso che nessuno ha mai voluto chiudere tutto per sempre. Non scordiamoci che non avevamo nessun vaccino e l'unico modo per controllare e limitare il numero dei morti era quello di implementare delle misure di controllo di distanziamento sociale. Adesso è facile perché si sono accavallati tantissime situazioni e molte persone si sono scordate momenti drammatici in cui gli ospedali erano pieni, le rianimazioni erano piene e i dottori dovevano decidere chi curare e chi no. E fortunatamente adesso siamo in una situazione completamente diversa. Io non ho mai voluto chiudere tutto, io ho voluto, se voi vi ricordate, creare una rete di sorveglianza tale che potesse permetterci di aggredire il virus all'inizio e impedire i lockdown. Questo ho sempre cercato di fare. Io sono contro i lockdown. Se noi ad agosto del 2020 avessimo implementato quello che io avevo suggerito, cioè quello di creare una gigantesca rete di sorveglianza e di tracciamento, non avremmo avuto il lockdown di novembre e di dicembre, di gennaio. E guardi che queste cose, quello che ho detto, la cosa che più mi in qualche modo mi dispiace è che le cose che ho detto e che le cose che in qualche modo abbiamo anche proposto scientificamente poi sono state adottate da paesi come la Nuova Zelanda, come l'Australia, come la Corea, che poi hanno avuto un grande successo nel controllare l'epidemia, perché là si trattava di guadagnare tempo perché arrivassero i vaccini. Non bene, è che però le devo chiedere una cosa telegrafica. Per guadagnare tempo. Le devo chiedere una cosa telegrafica perché lei è un esordiente, però qualche colpetto ha dimostrato di darlo. Lei ha detto di Renzi, me lo ricordo quando mi chiedeva aiuto per capire i numeri della pandemia. Non si pente di aver rivelato questo scambio privato? Ma guardi, senta, io penso che un politico non abbia scambi privati, specialmente se poi si permette di fare delle accuse gratuite. E in ogni caso, guardi, io non voglio veramente arrivare a livelli così bassi. Per me il caso è chiuso. Bene. Invece un caso che...